Carissimi amici, carissime amiche, buongiorno. Ricominciamo il nostro discorso su Voltaire e questa volta vediamo alcuni aspetti già proprio del suo pensiero, ovvero una certa critica a quella che è la metafisica tradizionale e anche proprio l'accettazione di quelli che sono i limiti umani. E tra l'altro Voltaire lo fa a modo suo, alla sua maniera, diremmo, con uno spirito quasi giocoso, uno spirito vivo, era una persona molto brillante, lo sappiamo, e dotata di buon umore generalmente. E allora inizia la sua lotta contro la superstizione e l'intolleranza, soprattutto, che vedeva come un fatto addirittura ridicolo, adoperando tutte le armi, diciamo così, positive, in questo senso, che sono a sua disposizione, quali umorismo, ironia, sarcasmo, l'irrisione anche proprio più o meno aperta o velata, una certa capacità critica assai brillante, e li rivolge tra l'altro contro nemici ben specifici che di volta in volta sono la metafisica scolastica o anche proprio le credenze religiose della tradizione. Qualcuno per questo motivo avanzò l'idea e lo fece credere, tra l'altro, che avanzò l'ipotesi che Voltaire potesse essere un ateo. Era un'illazione questa, bella e buona, perché in realtà Voltaire era l'anticlericale, sì, ma era certamente un deista, come vedremo poi in un successivo video, però. Concentriamoci adesso però su alcune delle sue opere, visto che nel primo video abbiamo visto la vita per lo più e alcune delle sue opere, ma non siamo scesi nello specifico di altre opere che sono importanti. Quindi più o meno, ecco, realizzeremo unitamente a questo altri tre video, direi, su Voltaire, in cui analizzeremo anche le opere principali. Arriviamo subito alla questione delle opere scritte da Voltaire. Nel suo racconto Micromega, così si intitolava, del 1752, del quale tra l'altro protagonista è un abitante della stella Sirio, Voltaire deride la credenza propria della vecchia metafisica che l'uomo sia il centro e anche proprio il fine, per non dire lo scopo, dell'universo. E sulle orme di Swift, tra l'altro, nei Viaggi di Gulliver, mette in luce tra l'altro una certa qual forma di relatività, la relatività delle sensazioni, quindi utilizza questo escamotage per trattare in realtà un argomento molto profondo, che può essere per lui soltanto superata mediante il ricorso al rigore e alla oggettività del calcolo matematico. Quindi il problema legato alla relatività delle sensazioni ci proviene dalla più esatta delle discipline che ci sono, ovvero la matematica. Così come anche rifacendosi ad un avvenimento purtroppo drammatico che avvenne storicamente, realmente purtroppo, ovvero il disastro di Lisbona, ed egli scrisse un poema. Nel poema sul disastro di Lisbona del 1756, che fu ispirato dal terribile terremoto per l'appunto che aveva colpito la città portoghese nel 1755, combatte con ogni arma intellettuale a sua disposizione l'ottimismo metafisico di stampo leibniziano e mostra come esso sia addirittura una sorta di insulto, di schiaffo morale ai dolori della vita. E allora, ad una idea che si illude di poter trovare addirittura dei risvolti positivi, magari anche non immediati, ma futuri, di ogni evento, compresi gli eventi più luttuosi, quelli dolorosi, quelli drammatici, Voltaire contrappone di suo una visione sicuramente più amara, qualche volta
agrodolce, smussata dal carattere che abbiamo detto era un carattere particolarmente brioso e felice, però che gli fa avere una visione appunto disincantata di fronte alla realtà, ma che viene anche animata però dalla speranza in un avvenire migliore dovuto proprio all'impegno e all'opera da parte dell'uomo. E dice. Sono parole di Voltaire queste che mi sono annotato, dice: tutto un dì sarà bene, ecco la nostra speranza, tutto è bene, oggi dì, l'illusione è codesta. Queste parole ci vuole comunicare già tutto, e c'è già tutta la sua filosofia, proprio anche esistenzialistica, se vogliamo metterla in questi termini. Piuttosto, la critica alla visione di Leibniz e il suo invito. Un impegno concreto che sappia rendere il male e il dolore più sopportabili, sono presenti anche nel romanzo intitolato Candido, un'opera veramente stupenda, riletta tantissime volte, intitolato Candido o dell'ottimismo, che risale al 1759, in cui Voltaire narra le incredibili proprio peripezie, vicende e disgrazie insieme, tragicomiche, che mettono veramente a dura prova l'ottimismo di cui è provvisto un giovane che si chiama Candido. Il nome dice già tutto, no? Il candore di questa persona, ecco, che è ottimista in fondo, che si apre solarmente alla vita e poi viene disilluso dagli eventi, dai fatti, dalle circostanze, dalle persone che incontra, eccetera, eccetera. E infatti lui si muove in un mondo che è completamente lacerato in continuazione dal male e rende addirittura tragicomica ogni spiegazione finalistica nell'ottica e nel modo con cui tra l'altro lo presenta Voltaire. In questo senso, per appoggiare la sua tesi e per difenderla, diventa davvero un mago, diventa la sua una difesa magistrale di ciò che vuole dimostrare per l'appunto, e quindi diventa comica ogni spiegazione finalistica e provvidenzialistica della realtà. E il tutto si dibatte in una situazione magmatica di assurdità, di contraddizioni, di situazioni che vanno al paradosso più totale, più assoluto, in cui diventa davvero difficile però scorgere a questo punto la luce della razionalità, la luce della ragione, i lumi, visto che siamo nell'epoca, nell'età dei lumi, ecco. Eppure, insieme con il suo maestro, maestro di questo Candido, che è il dottor Pangloss, che è tutto sommato una caricatura della teodicea di Leibniz, riesce sempre a concludere che, virgolettiamo qui, tutto va per il meglio nel migliore dei mondi possibili. E qui davvero è una parodia, una presa in giro solenne nei confronti di Leibniz, il quale aveva sostenuto che questo non è altro che il migliore dei mondi possibili. Non era stato però soltanto Leibniz a dirlo, tra l'altro. Lui è divenuto più famoso, ma anche altri l'avevano sostenuto. Però ne rivendicava insomma la paternità. In ogni conto è un po' come se Voltaire dicesse: beh, se questo è il migliore dei mondi possibili, allora, infatti qualcuno dice, allora non vorrei essere quel Dio che ha creato questo mondo. Ecco, tanto per metterla ancora sul piano dello scherzo senza essere naturalmente irriverenti. Voltaire, tra l'altro, è anche convinto, questo è un concetto, diciamo, molto pesante e sostanzioso da un punto di vista filosofico, che il male del mondo sia però una realtà concreta, non meno che il bene, e che sia una realtà però impossibile a spiegarsi con i lumi, della ragione umana. Non ci si può arrivare. In questo naturalmente non è da parte direttamente contrapposta rispetto ad un Sant'Agostino che sosteneva che il bene esiste e il male non è altro che una forma di assenza di bene, ovvero il male, mentre il male è una forma di non essere, non è. Che cosa non è? Non è il bene. Ecco, vi ricordate Sant'Agostino? Siamo con Voltaire dalla parte nettamente contrapposta.
Bisogna anche ricordare che lui, Voltaire, è invece persuaso che l'uomo debba riconoscere, e lo dicevamo all'inizio di questa nostra conversazione, i limiti della propria condizione nel mondo, condizione intellettiva e condizione esistenziale. Non tra l'altro per lamentarsene continuamente, piangersi addosso, no, per accettarla e vivere in quel modo disincantato. La ricetta è questa, il buon umore che lui consiglia e che lui stesso per primo vive, tra l'altro. Ricordiamo ancora che nella lettera sui pensieri di Pascal, scritta negli anni tra il 1731 e il 1733, è inclusa come 25esima nelle lettere filosofiche, lui non cerca tanto di confutare la diagnosi e la tesi di Pascal sulla condizione umana, ma piuttosto ne trae un insegnamento che è però radicalmente diverso. Infatti, diciamo ancora questo, e poi concludiamo questo video, mentre Pascal era approdato a una sorta di negazione del mondo umano e al riconoscimento, a questo punto, della necessità proprio interiore, spirituale, di rifugiarsi nel trascendente, Voltaire accetta l'imperfetta condizione dell'uomo e l'imperfetta condizione del mondo come la sola possibile da accettare e da viversi, a cui non ci si può certamente sottrarre da solo per il fatto che si è venuti a questo mondo. E allora va nella direzione diametralmente opposta rispetto a Pascal e non esorta a distaccarsi dal mondo, no, assolutamente, ma esorta a servirsene per cercare di vivere il meglio possibile, il più serenamente possibile, nel modo soprattutto più disincantato possibile, è animato dal buon umore, è animato soprattutto dall'ironia e dallo sviluppo dell'intelligenza e della conoscenza. Grazie per avermi ascoltato. La prossima volta, vi faccio una piccola anticipazione, vedremo il rapporto di Dio e l'uomo e quindi vedremo le posizioni di Voltaire, deista. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.